Buonasera, qua c'è una novità, abbiamo un artista che punta tutto sul colore e sull'ecologia, ci vuole mostrare qualcosa? Sì, buonasera, grazie a tutti. Le opere che vi presento adesso sono di Nicola Picca, è un artista già presente sul mercato dell'arte contemporanea italiana. In particolare alle mie spalle vedete le sue ultime opere che trattano il tema dell'antropocene. E quindi questa situazione, diciamo, terrestre a cui l'uomo è arrivato con l'era moderna. Il globo terrestre è malato. Esatto, sì. E l'uomo è imputato per la sua malattia. Esatto, infatti le particolarità di queste opere sono molto materiche. Le colature di oro rappresentano sicuramente lo spreco della materia, del lusso, insomma, che va un po' in contrasto con la natura, e soprattutto anche il fatto che siano opere molto pesanti rappresentano anche la pesantezza di questo tema della sofferenza della natura, del mondo in cui viviamo e chissà dove andremo, insomma. Ecco, ma c'è un elemento di ottimismo oppure tutto pessimismo secondo lei? Secondo me c'è un elemento di ottimismo in queste opere, perché comunque utilizza dei colori in alcuni casi. Quindi il colore è quello che salva? Esatto, sì. Quello lì tutto oro, ma non è che imita un po' Egon Schiele, che lui faceva i quadri con tanto, tanto oro, però era tutta lussuria. Qua la lussuria della terra dov'è? Sì, esatto, anche in questo caso possiamo vedere l'utilizzo dell'oro molto importante e rappresenta, insomma, sempre questo tema. Faccio i miei complimenti e alla prossima. Grazie.